Buongiorno, allora come vi preannunciamo stagione di semestrali per quanto riguarda l'AIM, le società quotate, le PMI quotate sul segmento dedicato di Piazza Affari. Oggi cominciamo da Piteco, ci è venuto a trovare Marco Podini, il presidente della società. Buongiorno. Che ricordiamo fa software. Software per la tesoreria e cash management e quindi soluzioni per le grandi imprese italiane che hanno deciso di investire e ottimizzare con le nuove tecnologie questa particolare attività. Diciamo che i dati sono positivi perché c'è molta liquidità in giro, non c'entra niente. Ma la liquidità c'è, purtroppo va e viene, come abbiamo visto nel... Perché voi fate la tesoreria, tra l'altro va a concedervi quando c'è questa liquidità in eccesso nel sistema. Ma fortunatamente noi lavoriamo con le più grandi aziende italiane, quindi la stabilità di queste aziende è mediamente più alta di quella del sistema. Quando c'è uno squilibrio finanziario nel sistema però avete degli indicatori che vi allertano, cioè ve ne accorgete? No, ma insomma ovviamente... A livello macro? Noi ce ne accorgiamo indirettamente al comportamento dei nostri clienti, però naturalmente i dati dei nostri clienti sono segreti, quindi noi non li vediamo di certo. Va bene, allora non scendiamo i terreni scivolosi. Allora, ricavi 6,1 milioni, leggo, più 9% rispetto al 30 giugno 2014. Come mai questo più 9%, come si giustifica in positivo? Ma in realtà questa crescita per noi è una costante da ormai più di 10 anni. Riusciamo a crescere del appunto circa 10% all'anno storicamente a livello di ricavo, e questo è dovuto al fatto che appunto vendiamo un prodotto nuovo in espansione, il mercato cresce perché via via che le aziende si rendono conto appunto dei guadagni di produttività che si possono raggiungere con un software di questo tipo, informatizzando questa funzione aziendale, il prodotto acquisisce via via appunto più sviluppo. E quindi questo sostiene, ritengo sostenere anche al futuro i nostri ricavi, anche se la cosa più interessante da un punto di vista finanziario è il fatto che via via che appunto scendiamo lungo le righe del conto economico verso il margine operativo lordo, l'EBIT, l'utile netto. Ecco, quindi un momento, rimaniamo sui ricavi. I ricavi sono cresciuti perché sono arrivati nuovi clienti o perché avete venduto più servizi ai clienti che già avevate? No, sostanzialmente perché abbiamo acquisito 19 nuovi clienti nel primo semestre. E quindi, italiani o esteri? No, italiani. Italiani. Perché il vostro fatturato è in proporzione, come si vede, italiani? All'estero, è un'azienda soprattutto domestica? Diciamo che quasi tutti i nostri clienti sono aziende italiane, abbiamo alcuni clienti all'estero, però abbiamo soprattutto le aziende italiane che sono presenti all'estero e noi le seguiamo naturalmente nella loro proiezione estera con il nostro software, quindi società anche importanti come Finmeccanica ad esempio, noi la seguiamo su tutte le loro controllate a livello worldwide. Generalmente i vostri clienti arrivano in push o in pull, cioè siete voi la rete commerciale che stimola la domanda o sono i clienti che direttamente si rivolgono a voi? No, siamo noi che stimoliamo la domanda, certamente. Gli fate vedere il software? Proprio perché le dicevo, è un prodotto relativamente nuovo, nel senso che tutte le aziende hanno installato, dico, i gestionali anni 80-90. Il software per la tesoreria è un tema che si è sviluppato soprattutto a partire dagli anni 2000, anche se noi facciamo questa cosa da più di 30 anni, e quindi siamo noi ancora oggi che stimoliamo la domanda, organizziamo convegni, cerchiamo di veramente evangelizzare il pubblico. Bene. La clientela. Allora, poi però leggo il margine operativo lordo, io lo chiamo ancora così, sono un po' affezionato agli studi d'accordo. Di economia aziendale, di ragioneria universitaria. Il margine operativo lordo è di 2,6 milioni di euro, quindi abbiamo perso 4 milioni di euro scendendo a cascata. Questo vuol dire che alcuni costi sono lievitati? No. No, allora no, questa è una caratteristica della nostra società, nel senso il margine operativo lordo è superiore al 40%, questo perché proprio spiegavo, siamo una software house pura e quindi abbiamo in realtà costi del lavoro abbastanza importanti, ma sono poi sostanzialmente quelli i nostri costi e quindi alla fine riusciamo a garantire un margine operativo lordo che penso sia abbastanza straordinario perché superiore al 40%. Ecco, utile netto invece 1,3 milioni di euro, quindi anche qui abbiamo
un risultato positivo. L'azienda che verrà, secondo lei, è possibile fare proiezioni? So che questo è un dato sensibile, se vuole me lo dice, altrimenti può glissare la domanda. Però secondo lei riuscite a riconfermare anche nella seconda parte dell'anno, ormai siamo a settembre, questo dato positivo? Ma lei se appunto vede il nostro trend di crescita da tutti i livelli, insomma il conto economico, sono delle linee molto stabili e quindi assolutamente sì, io prevedo che il trend che registriamo da anni si mantenga anche nel prossimo semestre. Perfetto, andiamo sul a questo punto è possibile ipotizzare, perché sulle società dell'AIM, io le dico con molta onestà, si fa difficoltà a cercare l'utile per azione, che poi è il, no, il, l'EPS, un EPS soddisfacente per molti. Secondo lei, alla luce di questi trend, di questi risultati che avete fatto nel semestre dell'anno, è ragionevole per un investitore comprare il vostro titolo anche in prospettiva di un EPS significativo? Ma io penso sicuramente che siamo un titolo abbastanza unico, perché abbiamo al nostro, insomma, al nostro interno tre aspetti che sono importantissimi per un investitore, nel senso che siamo un titolo molto stabile, perché la nostra base di clienti è di 550 clienti, molto stabile e diversificata. E quindi questo è sicuramente un valore importante che ci dà appunto stabilità e visibilità sul futuro. Però siamo anche una società tecnologica, siamo una società in crescita che ha un potenziale sicuramente molto importante. I vostri competitor che sono nazionali, internazionali? Ma il nostro vero competitor è ancora il non fare, perché più della maggioranza delle... In maniera artigianale, grandi, il direttore finanziario si mette lì col software Excel e fa il... Bravissimo, diciamo, usando magari alcune funzionalità dell'home banking, alcune funzionalità magari del suo gestionale, con dei bei fogli Excel si cerca di gestire questa complessità, che però oggi invece anche a costi relativamente contenuti si può invece gestire e organizzare in modo moderno. Ecco, io penso al flusso di cassa, penso sempre a qualcosa di positivo, perché forse sono romantico e non di qualcosa di negativo, però se ci fosse un flusso di cassa positivo, il vantaggio di avere un software anche che ti dice in maniera, immagino, efficiente quant'è il tuo surplus finanziario, visti i tassi di remunerazione molto bassi della liquidità che ci sono in questo momento, ma ne vale la spesa per l'impresa? Ma certamente sì, perché i vantaggi che si colgono con un software di questo tipo sono molteplici, perché non si parla solo di capire meglio la propria situazione, magari anche a livello previsionale, si tratta però anche di temi come la tracciabilità, la possibilità di organizzare anche a livello di sicurezza, di controllo, tutti i flussi informativi che girano in questo ambito, che è molto sensibile, e quindi fare un salto di qualità. Un'azienda vostra cliente che dimensione deve avere, tipo, cioè quando ne vale la pena? I nostri clienti sono quasi tutti aziende da 50 milioni di fatturato in su. Dove... Cioè, quando arrivi sopra i 50 milioni di euro, questo software può essere utile, sotto meno. Ma diciamo che aziende più piccole si accontentano magari di software più preconfezionati, di taglia inferiore, prestazioni inferiori, che magari costano magari anche... E siccome sono, le aziende sono diverse, poi il costo del software è analogo per tutte oppure cambia? No, no, il software ovviamente viene... Ha un costo analogo per tutti? No, viene prezzato in base alla grandezza del progetto, che è data sostanzialmente dal numero di installazioni e numero di utenti che usano il software. Quindi in base a queste due variabili c'è un listino che ovviamente rispecchia l'utilizzo. Bene, anche sulla fonte di acquisizione di nuovi clienti, secondo lei ci sono dei trend che più o meno è più o meno facile rispettare? Ma come le dicevo, abbiamo la fortuna di lavorare in un mercato che è strutturalmente in crescita e quindi appunto di nuovo storicamente noi abbiamo acquisito circa sempre almeno 30-40 clienti. Senta, nuovi le faccio due ultime domande, il sentiment di mercato sta girando, noi è da fine agosto che il mercato azionario sconta il problema della Cina, il problema delle materie prime, il problema adesso del Dieselgate, tutta una serie di problemi, e se il mercato
non riesce a trovare il problema del rialzo dei tassi negli Stati Uniti, se non riesce a vedere positività nel futuro, tende a liquidare alcune posizioni. Ricordiamo che anche la borsa italiana sta guadagnando tantissimo, credo che lo Star, che è un segmento più o meno analogo al vostro, è sopra del 27%. Lei che sentimento, secondo me parliamo di economia reale, quella non finanziaria, lei che sentimento registra in giro negli uffici dell'azienda, sentendo la struttura commerciale o contattando i clienti? In questo momento qual è il sentiment che si registra nell'economia reale italiana? Ma il sentiment, devo dire che proprio in realtà negli ultimi mesi è migliorato, nel senso che fino appunto a pochi mesi fa il pianto era ancora più corale. Devo dire che negli ultimi mesi la fiducia in parte, sia a livello del mio osservatorio, insomma, sia di pubblico che a livello corporate, il sentiment è migliorato. Certo, nell'ultimo mese abbiamo visto a livello finanziario parecchie instabilità, però se mi chiede l'economia reale io le direi che il sentimento si sta consolidando, una ripresa addirittura, sì. Cioè una ripresa che sembrava, qualcuno aveva qualche dubbio ovviamente dopo tutto quello che abbiamo passato, adesso si sta consolidando, sì, questa ripresa. Qualche segnale di investimento c'è. Voi non eravate abituati a fare la semestrale, immagino, quindi è una novità questa, è una sfida esaltante quella di presentarsi con dei dati ogni sei mesi, oppure eviterebbe la cosa se ne parla sempre o una volta all'anno? No, beh, naturalmente la semestrale la facevamo già, no? Anche perché è già un obbligo per le società per azioni come la nostra, però naturalmente la cosa diversa è stata che questa è una semestrale che abbiamo pubblicato anche come appunto strumento price sensitive, e quindi sicuramente è stata una prima per noi. Siamo contenti che sia appunto una semestrale positiva, in crescita, e sì, aspiriamo una volta magari passati all'MTA a fare anche qui. Non è questo, perché qualcuno si lamenta ogni tanto, io non sono d'accordo, perché la trasparenza può essere utile sia al management che al mercato, cioè conoscere un'azienda e il risultato anno dopo anno diventa assolutamente un problema. Senta, facciamo lavorare un po' il vostro ufficio personale. Con i 6 milioni di euro di ricavo saranno assunzioni in vista, crescerete come personale? Lei ha detto prima, no, noi sul costo del personale ci vediamo abbastanza, siamo molto prudenti. No, come numero e come quantità crescerete oppure no? Così vi invieranno un po' di curriculum. Siamo già cresciuti di più di 10 persone negli ultimi mesi, perché grazie all'acquisizione perfezionata in giugno-luglio abbiamo acquisito un ramo d'azienda. Quanti appunto, siete adesso? Adesso saremo più di 80. E naturalmente la previsione è di crescere, abbiamo proprio in questi giorni individuato un nuovo commerciale, insomma, quindi la struttura sicuramente crescerà in linea con lo sviluppo dell'azienda. Certo, il nostro appunto obiettivo è che ad una crescita del 100% dei ricavi segua una crescita del 50% dei costi, in questo modo la nostra forbice, la marginalità, questo è sempre il giusto obiettivo da porsi, no? Assolutamente sì. Dal punto di vista commerciale, ecco, le vostre iniziative, parlava prima dei convegni, di organizzare convegni, di fare pull, no? Cioè di stimolare in un certo qual modo e creare questo bisogno. Altre iniziative secondo lei che possono essere messe in campo per far crescere i ricavi, quali sono? Beh, naturalmente la nostra proiezione verso l'estero era un obiettivo dell'IPO ed è stato appunto sicuramente l'elemento che proprio ci ha anche spinto a fare questa operazione, raccogliere delle risorse finanziarie importanti per finanziare uno sviluppo soprattutto sul mercato USA, che vediamo come un naturale sbocco per una soluzione avanzata come la nostra. Ecco, sul mercato italiano invece immagino che questo numero lo conoscete, però ripeto, magari è una domanda anche poco rilevante, però quante aziende sopra 50 milioni di euro ci sono che potrebbero diventare vostri potenziali clienti? Quante, scusi? Sono le aziende italiane sopra 50 milioni di euro. Ma allora, noi abbiamo
individuato circa un 3-4 mila aziende come potenziali nostri clienti, oggi in base alla loro size e anche alla loro complessità. Adesso sono 500. Quindi sì, ecco, probabilmente abbiamo ancora, insomma, siamo a un quarto dell'opera di evangelizzazione a cui facevo riferimento prima. Sono 4.000 aziende che potenzialmente potrebbero utilizzare questo software. Sì, le obiezioni che vi fanno quando vi dicono di no, quali sono? Ma spesso più che costrizioni economiche sono proprio costrizioni di organizzazione, non c'è tempo, ci sono altre priorità, si rimanda piuttosto che... Non c'è tempo per cosa? Perché questo software implica che qualcuno metta i dati... Organizzativo. Ecco, a livello organizzativo è comunque un progetto, è come, insomma, per le aziende non sono mai scelte, è come quando uno dice... Il cambiamento costa. Esatto, comunque ti... Costa fatica. Anche se devo dire il nostro è un progetto anche molto veloce, non è una cosa complessa come il cambio di un gestionale che può durare magari anche un anno come progetto, noi normalmente in un mese, due, il nostro lavoro lo facciamo, quindi sicuramente siamo meno invasivi, però comunque lei mi ha chiesto cosa fa non scegliere, questa è la ragione, spesso non è tanto non voglio investire 50.000 euro, ma piuttosto appunto... Senta, quando si vedono i tassi di crescita del mercato globale si vede sempre questo 3%, 3-4%. 4% che è dovuto anche a percentuali che eravamo abituati a vedere stratosferiche in altre parti del mondo, adesso stiamo capendo che forse arriveranno numeri diversi, però si vede sempre questo 2-3% che cresce, quindi avere un'idea di un'azienda che vende dappertutto globale è un'idea che solletica molto, e investire in un'azienda che ha questa logica ne devo dire che solletica molto, forse è una scelta quasi obbligata. Voi in questo momento ha detto dell'acquisizione che vi fa orientare su questo, e invece puntare con reti commerciali leggere in altre parti del mondo è complicato o si può fare? Nel nostro caso intende naturalmente, sì. Io direi che si può fare, in parte lo stiamo già facendo perché appunto il nostro software è installato in più di 40 paesi dove noi seguiamo appunto i nostri clienti che hanno l'esigenza poi ovviamente nei singoli stati in cui hanno delle società che operano e che naturalmente poi la corporate vuole, insomma la capogruppo, da un punto di vista di tesoreria spesso vuole però controllare e vedere a livello globale, quindi siamo in grado di fare queste piattaforme complesse che attingendo ai dati di tutti i paesi poi portino alla fine i flussi e la liquidità ovviamente a livello centralizzato. Quindi noi questa proiezione ce l'abbiamo, era più in questo caso un po' sollecitata e portata avanti dalla nostra clientela, adesso appunto le dicevo post IPO la nostra intenzione è invece che questa proiezione diventi strategica e quindi sicuramente creando delle reti commerciali nei paesi leggere. Dove decideremo leggere, perché appunto fortunatamente il software è molto leggero, quindi non dobbiamo aprire fabbriche o fare cose, dobbiamo solamente avere una piccola squadra tecnica poi a supporto dei commerciali che devono vendere il prodotto. Grazie per essere stato con noi, ci rivediamo, però spero anche prima la prossima semestrale, magari per fare un punto anche intermedio, sì. Su come si sta evolvendo la situazione aziendale. Ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi riprendiamo con l'analisi tecnica. Cersaie Bologna. Dal 28 settembre al 2 ottobre 2015. Nella vita abbiamo cambiato praticamente tutto. Abbiamo cambiato strada. Cambiato nazione. Cambiato lavoro. Le cose più semplici, come i denti e i calzini. Cambiato modo di comunicare. Perché cambiare è il modo migliore che abbiamo per crescere. Vale per tutti. Anche per noi di Poste Italiane. Il cambiamento siamo noi.